Buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Settimana fantastica. Ecco, aspetta un secondo. Ah, gatto, gatto in uscita. Il bello della diretta. Allora, questa settimana è una settimana di grandi novità. Oh, yes. Grandissime novità. Il server Discord, che è per chi magari non è così dentro, Discord è una piattaforma per le chat, è molto usata dai gamer, soprattutto dai gamer, ma molto anche per chi si occupa di informatica e anche nel settore cripto, direi in particolare. Mentre le piattaforme come Facebook, come si chiama, Telegram, sono più usate per gli annunci, Discord è molto più usata per una chat viva di interazione. E questa settimana c'è stata un'esplosione. Direi che credo che abbiamo fatto qualche cosa tipo un 10 per di numero di iscritti al server Discord. Siamo passati... Io non mi ricordo i numeri, però ho visto, ieri eravamo a 470, oggi 840, e poi gli ultimi, vediamo se c'è qualche aggiornamento. Tu hai seguito, Renata? Sì, con un po' di ritardo, perché ho avuto una settimana relativamente impegnata, insomma, sì. Quindi, però a un certo punto suonava Discord, cioè le notifiche sul cellulare, ho disabilitato le notifiche perché era troppo, e quindi per curiosità sono andata a vedere ed ho visto tutti questi nomi strani, questi nickname simpatici, queste icone, questi avatar che sembravano... Siamo 850 membri. Fantastico, è un po' sfocato ma ci credo. Ok, meglio. 850, raddoppiato, proprio 850. Più che raddoppiato. Sì, raddoppiato da ieri. Da ieri raddoppiato. L'altro ieri comunque non... tutti questi personaggi sono con degli avatar simpaticissimi, anche i nickname sono divertenti. Comunque richiamati da quello che poi è stato un airdrop, giusto? Sì, esatto, sì. Ma praticamente si sta sviluppando, secondo me c'è una velocità di sviluppo delle cose incredibile. Forse mi ripeterò, non so se l'avevo già detto in qualche puntata precedente, ma è vero che un giorno in chat Discord è come due mesi fuori nel mondo reale, perché praticamente... Di recente, allora, a settembre c'è stato qualche aggiornamento importante è una rete parallela alla mainnet di Ethereum che si chiama XDAI. È questa rete sulla quale è sempre piattaforma Ethereum, però non è la rete principale, ma è una rete secondaria che va configurata ad hoc. E su questa rete il gas, cioè i costi di transazione, si pagano non in Ether ma in XDAI, e le transazioni costano millesimi di dollaro, 1-2 millesimi di dollaro, quindi praticamente niente. E su questa piattaforma si stanno sviluppando cose nuove, opportunità nuove, proprio perché ti consente di fare transazioni istantanee con costi irrisori. E quindi c'è stata questa nuova applicazione che ti consente di inserire un bot, tipo un robot, un automatismo all'interno della chat, per cui puoi, che si chiama tip, cioè puoi dare delle mance o come le chiamiamo, come le vogliamo chiamare. Rewarding, sì, beh, in italiano bisognerebbe dirlo, dei premi. Dei premi a chi fa, chi fa delle azioni. E quindi semplicemente dicendo il nickname di chi è presente in chat, a quel nickname viene
creato un wallet e gli viene mandato quello che tu hai detto di mandargli. Poi tu con il tuo account Discord vai sul tuo wallet e puoi spostare i soldi che hai ricevuto. Ed sì, è fortissimo, perché questi sono molto molto dinamici, tutta gente che insomma mastica abbastanza informatica, dalla mattina alla sera. Ci stanno dando delle lezioni, perché noi che stiamo all'inizio dell'uso, almeno all'inizio dell'uso dei wallet, magari no, però all'inizio dell'uso della criptovaluta e dei meccanismi di relazione, di engaging della community, di questo strumento ha una potenza esagerata, ha una forza di coinvolgimento, anche perché poi, cioè, si fa a mo' di gioco, ed è anche un ottimo modo per non so, prendere un po' la mano e scoprire fosse solo dei nuovi meccanismi di marketing. Perché se tu pensi che, cioè, ci sono delle, non lo so, io, gli annunci si pagano, le pubblicità su Facebook si pagano, e invece sì, ovvero si pagano i tip, quindi noi stiamo alimentando una base che poi ci servirà per lanciare questi giochi, questi quiz, queste sfide, questi airdrop, però ha dei costi che sono assolutamente sostenibili, e quindi stiamo un po' tutti giocando. Tipo, se tu fai, c'era anche all'inizio, se tu fai, non lo so, io dai un suggerimento, fai qualcosa, mandi, puoi ricevere un tip, oppure diversamente tu puoi mandare un tip a un altro perché ti è simpatico, quindi diventava proprio un gioco. E con questi numeri di community stiamo lanciando delle piccole sfide, delle gare che durano, non so, poche ore. Adesso c'è, siccome poche c'è ore, poche ore. Ho sbagliato, pochi minuti, ho sbagliato. Se non fai il 3 minuto sei fregato. No, in effetti la quantità di persone che si affaccia è incredibile. Sono anche particolarmente simpatici, si prendono in giro tra di loro. Cioè, poi si dice così, ma anche perché noi non si conosce nessuno, quindi... Sì, 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 sì. È rivoluzionario, bisogna... rimette in gioco un po' tutto, no? Tutte le carte, e fa pensare. Comunque, adesso c'è una sfida simpaticissima, siccome c'è questo bull run, cioè questa salita di Bitcoin esponenziale, cioè incredibile, ha superato i 15, corretto? 15 e 7, 15 e 9 ha toccato, non so, 15 e 100 l'ultima volta che l'ho visto. E quindi adesso sei il primo che dice, che scrive quando supera i 16, allora vincerà, non mi ricordo cosa. Davvero? C'è questa... Sì, c'è questa... Sì, che forte. Vale. Ci sono Claudio, Alessia, Carmela... online, seguo un po' la chat Facebook, se qualcuno ha qualche domanda. Sì, io non riesco, quindi tocca a te. Sì, ci do un occhio io. Ciao a tutti. Claudio, Alessia. E così, ma è molto bello perché sono persone, ma per vari aspetti è bello, perché sono persone nuove e alcuni di questi pare che abbiano molta dimestichezza con Discord, come ci si comporta in Discord, le varie cose, come si utilizzano i vari bot, gli automatismi, eccetera. Quindi tutti stiamo imparando, anche Luca, insomma, cioè, sono cose nuove, in parte completamente nuove, no? Che vengono fuori, e quindi c'è da imparare, molto frizzante come cosa. E, frizzante, giusto. E poi l'altra cosa incredibile, prima eravamo in pochi online, magari per avere una
una battuta di ritorno, dovevi aspettare qualche minuto, una mezz'ora. Adesso è bam 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 bam. Vedo, guardavo 50 persone online l'ultima volta. Beh, insomma, frizzante. Diventa una bella community. Diventa una bella community. Che incomincia a avere un suo valore, un suo peso. E poi c'è quest'altra cosa che non è più una community prevalentemente italiana, ma per niente, non lo è più. No, qui prevalentemente dobbiamo... inglese, oserei dire. Direi che è totalmente inglese, sì, a questo punto. Anzi, ogni tanto si perdono in qualche canale italiano, no? Ci sono divagazioni in inglese anche nei canali italiani, perché ormai sono in tanti anglofoni. Ale, ho fatto la prova. Cioè, ho fatto la prova per vedere quanto è il valore di Bitcoin in questo momento. Però siamo a 15,260 dollari. È sceso un pochino, sì. Ma l'ho fatto con tip, sempre con questo piccolo bot. Ah, sì, sì, sì. Ti dà anche il grafico. È forte, sì, sì. Fortissimo. Sì. Ok, stiamo giocando anche noi. Sì, sì, sì. Stiamo giocando. E... comunque le attività che sono in parallelo su Discord sono veramente tante, perché cioè stiamo lavorando per alimentare la community, stiamo cercando di dare valore al token Trips, e quindi esatto. sia lasciandolo in lista su Uniswap per poter cambiare per questa pool, per creare gli scambi possibili tra Trips e altre token, coins, token. C'è questa possibilità di lavorare per la parte di sviluppo degli applicativi, ovvero di quelli che saranno i protocolli a contorno del futuro portale di prenotazioni Trips. Quindi c'è una vivacità, una vivacità esagerata, ed è complesso seguire, se non si guarda almeno quotidianamente, anche magari in maniera distratta, perché sennò si è difficilissimo stare alla pari, purtroppo, però insomma non sono sempre giorni che si può vedere. Sì, anch'io ho questa sensazione che magari mi stacco un giorno dalla chat Discord e poi perdo il filo del discorso, perché i canali di discussione sono tantissimi. Cioè, tanto per dire... Cosa? Sì, apro la parentesi. Allora, se Discord è una piattaforma di chat, anche sì, esatto. E soprattutto nata in ambito... Eccola. Nata in ambito dei giochi online, ha anche una serie di possibilità, ha la possibilità di inserire le chat per argomento, di organizzare le chat per argomento, quelli che poi sono i canali. Quindi in ognuno dei canali si parla di un argomento su un altro, più o meno, insomma, ci si incrocia anche, ma va bene. Molto più semplice. Sì, i canali sono tantissimi, praticamente. Adesso, allora, da qualche tempo era già sdoppiato, ci sono i canali italiani e i canali in inglese, e con questo aumentare del numero di iscritti al server di Trips Community, sono aumentati anche i canali. E in particolare direi, una delle novità di questa settimana è che ci sono i canali che servono per assumere dei piccoli incarichi. Vediamo. Per esempio, c'è un nuovo canale che si chiama Open Tasks. Sono i task, cioè le piccole azioni che puoi, i piccoli incarichi che ti puoi prendere, e sono istantanei. E lì praticamente va a seconda del momento, puoi mettere un like su un video di YouTube, mettere
un like e rifare, retweetare un tweet di GitLab's community o varie altre cose. Diciamo compiti molto semplici. Perché stiamo organizzandoci come una DAO, un'organizzazione distribuita. Sì, l'obiettivo è questo. L'obiettivo è sempre stato questo. E la DAO, no, per chi non lo sa, è una Decentralized Autonomous Organization, cioè organizzazione autonoma decentralizzata, una sorta di, io la chiamerei cooperativa, una sorta di cooperativa online dove tu partecipi, però non è una persona un voto, ma è un TRIPS un voto. Quindi a seconda delle monete che tu possiedi, voti e orienti le scelte di questa comunità. E quindi abbiamo organizzato le elezioni la settimana scorsa. Sì. A questo punto anche altre piccole decisioni possono essere prese con un meccanismo di voto, sempre utilizzando e pagando in TRIPS e puntando, io continuo a dire puntare TRIPS come voto. Quello che è interessante è che ognuno ha la possibilità di prendersi un task, un'attività e di portarla a termine o di influire sull'andamento di un'attività. Quindi, cioè, collaboriamo tutti, impariamo tutti e cerchiamo di giungere a questo comune obiettivo. Mm-mm. E questo, ecco, questa cosa è importante dire, è importante anche raccontare questa cosa, che durante questa settimana abbiamo fatto una raccolta di l'equivalente di $200 con, diciamo, sono stati spesi dei TRIPS in cambio e sono stati raccolti $200 per pagare la squadra di softwareisti che hanno fatto il TipBot, questo sorta di robot automatico che in chat ti può cioè puoi fare le mance in TRIPS. Praticamente abbiamo fatto, con questi $200 abbiamo fatto sì che le mance adesso le possiamo dare non soltanto in XDAI ma anche in TRIPS. E poi dobbiamo, l'obiettivo è poter listare, cioè poter avere la lista dei token disponibili di TIP, di quest'app, di questo bot TIP, inserire TRIPS come token disponibile. E a quel punto... Credo che siamo già disponibili. Ok, questo non l'avevo visto. Credo di sì. So che questo era l'obiettivo, ma non l'avevo visto. E c'è anche un'altra piccola novità, che in MetaMask, sai che MetaMask, che è questo, diciamo, add-on, un plugin di Firefox o Google Chrome, del browser, per utilizzare i wallet di Ethereum? Su MetaMask adesso viene letta in automatico il TRIPS. Non devi più inserirgli il codice del contratto. Okay. Ah, fantastico. Questa è una novità. È una bella novità anche questa. Sì. Ok. E Carmela che dice che sì, questa settimana è stata full, e quindi chiede gli aggiornamenti, che aggiornamenti ci sono. Allora, tutti questi... Tutti questi piccoli task che sono stati remunerati, quindi è stato aperto un nuovo canale per dare dei piccoli compiti a questa community che si è praticamente raddoppiata negli ultimi due giorni, tutti i meccanismi di
premio o tip o piccola mancia di rewarding delle attività. Quindi abbiamo pagato e stiamo incentivando l'attività di promozione di Trips, di Trips Community, pubblicizzando, non so, i video, pubblicizzando i webinar che ha tenuto in altri momenti, cioè precedentemente ha tenuto Luca. E quindi cioè questa è il grosso delle attività e di azioni. Nel frattempo sta andando avanti tutto lo studio, perché stiamo anche studiando insieme un libro scritto da Antonopoulos su Ethereum. È una parte molto tecnica, molto difficile, c'è qualcuno che riesce, però ci sono passo passo come creare uno smart contract, ovvero come creare un programma che gira su Ethereum e che ha il ruolo magari di definire una relazione con un pagamento, con una transazione. Questo in futuro. Sì, il primo programmello che ho visto è stato quello che si chiama Faucet, che non saprei pronunciare. Fawcett, esatto. Mi sembrava più latino. Ma a proposito di Fawcett, gli oni li prendi? Ancora con questi oni? Ancora no? Che ho visto che avevi chiesto in chat. No. Sì, mi sono persa lì. Ah, come okay. Tu sai, io ho bisogno di molto tempo. E ci tengo. Ma questa è una cosa carina, la sto facendo fare agli amici, alle mie figlie l'ho fatto fare, che ogni due giorni in pratica si prendono, adesso è sceso molto honey, prima 20 giorni fa quando abbiamo iniziato stava a $1,200 un honey e quindi prendevi ogni due giorni tipo $3, adesso prendi $1,40, però in 20 giorni mia figlia si è fatta $16-17, ha 12 anni, va benissimo. Ah beh, certo, sì, perché è un piccolo salvadanaio. No, mi sono fermata, ammetto, io mi sono fermata con Bright ID. Allora, Bright ID è esatto. Un sistema di certificazione dell'identità su blockchain attraverso un meccanismo di networking. Ovvero tu ti presenti, vieni riconosciuto perché ci sono queste sessioni di validazione delle utenze e quindi vieni riconosciuto in video, sei collegato con un tuo wallet all'applicazione ed è presente anche una persona che tiene questa riunione. A quel punto il tuo wallet, la tua applicazione e la tua utenza vengono aggruppati, relazionati e tu diventi una persona validata in Bright ID. Però Bright ID, che c'è da dire che è anonimo, nel senso viene certificato che tu sei un essere umano univoco e che tu non installi Bright ID dichiarandoti un'altra persona su un altro telefono. Anche se al momento hanno detto che il software, questo algoritmo su cui stanno lavorando, non è ancora pronto. Quindi in pratica lo potresti fare, di farti certificare su due telefoni come te. Te è un doppio te. Sì. Comunque l'idea è questa. Allora, facciamo un passo indietro, ti ripropongo, facciamo un passo indietro. Quindi c'è questa necessità di identificarsi e di avere un'identità univoca e riconosciuta. E perché questo? Perché stanno venendo fuori dei network nuovi che sono un po' in antitesi con l'idea di Bitcoin, dove chiunque può mettere su un capannone pieno di computer e guadagna Bitcoin in base al numero di computer, cioè alla dimensione dell'investimento che ha fatto. Invece qui si dice una testa, cioè una persona prende dei soldi perché è una persona, non perché ci ha messo dei computer. Però Bright ID è un meccanismo, cioè
hai più valore all'interno delle identità Bright ID quanto più grande è il tuo network. E quindi io sono automaticamente tagliata fuori, perché non sono una persona di social network o social networking. E quindi tu hai peso perché hai una community, cioè hai valore perché hai una community. Sì, sì. Questo è uno dei metodi. Non ho capito bene come funziona, però tu più persone hai verificato e più aumenta il tuo punteggio e più, diciamo, tu hai una reputazione che cresce, esatto, perché cresce ognuno, perché sei garantito dai tuoi contatti. Sì. Quindi un amico di un amico. Da un punto di vista di scalabilità tu puoi andare all'infinito. È oggettivamente decentralizzato, però appunto c'è questo gap, questo handicap per chi non ha relazioni su internet. Quindi magari io ho un'utenza su LinkedIn e non ho un'utenza su Facebook. E quindi il numero dei contatti di LinkedIn, tra l'altro le interazioni tra i contatti hanno un altro modo, un altro peso rispetto a una relazione di chatting che ci può essere su Facebook o sui gruppi o su interazione sui gruppi di Facebook. Ed ecco che cioè, questo è già un meccanismo di non inclusività. Immaginati poi viceversa dove internet è la connessione stessa internet ha una preziosità esagerata, dove costa, dove non è possibile collegarsi ai social media. L'abbiamo visto che sono stati bloccati in situazioni particolari i contatti di Facebook, Telegram, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso è un problema di non equalità scusa l'italiano non è il mio forte, della cosa. E quindi cioè, questo è un po' il limite. Tra l'altro, tu immaginati che tu hai un'interazione media con i tuoi contatti che può avere una serie di valori e di variabili. Potresti essere una persona che ha pochissime interazioni, come potresti essere una persona che ha tantissime interazioni, ma data il numero percentuale dei bot, quindi dei programmelli e degli automatismi che girano su internet, un bot per assurdo ha più valenza di un individuo che ha poche interazioni. Sì, secondo perché me poi diventa l'amico dell'amico e tu non sei proprio sicuro, però ha un nickname simpatico, quindi viene garantito. Cioè, questo è il livello di rischio della Web of Trust, si chiama, cioè il meccanismo della reputazione per amicizia, per passaparola, insomma, non saprei come dire. Secondo me siamo proprio agli inizi di questa roba qua. Però è l'identità sulla rete è un meccanismo fondamentale per il funzionamento della potenzialità, degli smart contract, degli automatismi, della potenzialità, perché tu, cioè ci deve essere un trust di base, cioè io posso ben firmare e notarizzare qualunque cosa sulla blockchain, però cioè, questo io deve essere identificato univocamente. Ci sono tra l'altro Non lo so, perché... Cioè, se io vengo a casa tua e tu mi ospiti e io faccio un versamento su una smart contract, a te che ti importa se l'ho fatto io o se l'ha fatto mio cugino il versamento? Quando certo. Tu vedi che quello versamento è stato fatto sullo smart contract, sei a posto. Perfetto, però fai conto che io, per esempio, ho degli smart contract che fanno, per esempio... notarizzano, ovvero certificano, tra virgolette, la filiera di un tal prodotto made in Italy e cose del genere. Quindi se io ho firmato, cioè se io ho di fronte un certificato di autenticità di una borsa made in Italy costosissima e quindi per
per contrastare le contraffazioni che ci sono in questi giorni, in questi tempi, in questi ultimi anni. Cioè, questo è un modo di applicare gli smart contract molto pratico e molto, e tra l'altro molto attuale. Però all'inizio chi dà questa certificazione deve essere veramente la tal marca, no? Non dico marche anche perché non porto borse. Questo è interessante. È interessante anche come vengono studiate tutte le diverse soluzioni. Noi siamo abituati, per esempio, ad avere l'identità digitale, che finalmente dovrebbe essere una comodità nella nostra eterna amministrazione. Però l'identità digitale a sua volta è particolarmente centralizzata, perché tutti i meccanismi, Know Your Customer, il KYC, che sono quelli delle banche, che sono quelli della carta di credito, che sono quelli degli exchange, dove magari noi cambiamo le valute, come si diceva, quelli richiedono la tua identità e agganciano la tua identità a una certificazione, al tuo certificato, alla tua data di nascita, alla tua bolletta, eccetera. Perfetto, questi sono tuoi dati molto personali. Dove vanno a finire? Tu hai dato la tua identità alla banca, tu hai dato la tua identità allo SPID, tu hai dato la tua identità, e ognuno di questi ha la sua copia dei tuoi dati personali. Allora, questo meccanismo della privacy mi sembra proprio assolutamente saltato. Non importa. E va bene, lasciamo anche perdere la privacy. Però c'è anche che è centralizzato, quindi è un punto debole di una qualsiasi catena. Un'intrusione vuol dire potersi sostituire, cioè possono succedere i meccanismi di cosiddetto phishing, no? Quindi chi si sostituisce a te, perché tu hai dato i tuoi dati personali a una cosa, oltre al fatto che questi dati personali possono a loro volta essere utilizzati contro di te. Però questa diventa magari estremizzazione paranoia, insomma, non è il caso. Sì, sì, è possibile, sì. E altre novità? Un'altra cosa? Non lo so, io ho studiato, io approfitto di questi incontri perché, pur essendo particolarmente lenta, come è evidente nell'entrare nei meccanismi di giochi, eccetera, eccetera, approfitto per studiare, perché appunto è una cosa sulla quale voglio comprendere per quello che mi serve, aggiornarmi e cose del genere. E quindi appunto mi sono studiata tutta, mi sono letta una serie di articoli su questa identità, cripto identità, e quindi questi tre, perché... No, esatto, è una cosa che mi ha particolarmente incuriosita, partendo appunto dal sentire che adesso tutti certificano la filiera, che ha senso, che ha molto senso, che per fortuna si potrà fare così. Però cioè, tu vedi anche delle applicazioni, dei siti web dove viene certificato che il tuo formaggio è fatto in montagna, e come è fatto questo sito web con una foto della mucca in montagna. Scusami, la posso fare anch'io una foto della mucca in montagna? Cioè, la famosa mucca blu. Cioè, non può essere così. Cioè, va bene che blockchain è una cosa di moda, però santo cielo, che perlomeno queste fuffe non devono passare, non è possibile che passino. Invece è così, è terribilmente così. E comunque ti racconto. Dimmi. Ti racconto questa terza metodologia che c'è sull'identità, sulla cripto. Identità cripto, che a sua volta si basa su un meccanismo di univocità, cioè crea questo meccanismo di univocità dell'identità, è un'assonanza terribile, comunque rendo univoca una persona con
dei test che sono simili ai CAPTCHA. Noi abbiamo questi CAPTCHA per dichiarare che siamo umani. Questo l'ho sentito anch'io. Dobbiamo dichiarare che, non so, vedere dove sono i semafori. Cioè, sempre semafori, strisce pedonali, macchine, insomma. Però questi giochettini, compresi quelli dei calcoli online, tante volte inserendo un CAPTCHA tu puoi inserire un'operazione semplice, sono risolvibili da delle macchine di intelligenza artificiale, sono semplicemente risolvibili perché l'intelligenza artificiale nasce nel riconoscimento di immagine, quindi questo è stato il primo passo e la prima cosa dell'intelligenza artificiale. E quindi, invece di riconoscere un'immagine fissa, bisogna dare una sequenza a un set di immagini più o meno chiare, in modo che questa sequenza componga un racconto vero e proprio. Ti faccio un esempio. Allora, io ho un'immagine di una mano con le banconote, una casa, una firma, e a quel punto come è una stretta di mano, per esempio. Capito. Questa cosa racconta? Racconta che io ho scritto un contratto con te, ho concluso un contratto con te, ho firmato il contratto, ti pago, ti stringiamo la mano e finalmente io entro a casa, quindi ho comprato una casa. Ora, se tu mischi queste immagini, è complesso che con le possibilità degli algoritmi di oggi dei computer questo possa essere risolto da un'intelligenza artificiale. Per cui è simpatica, questa è interessante. Sì, è in sviluppo adesso, secondo me, queste cose qua, sì. Di verifica dell'identità. Sono cose in sviluppo adesso. Tornando a TRIPS, c'è un'altra cosa che faremo a breve, abbiamo discusso oggi, e un airdrop di $100 in Bitcoin, cioè una quantità di Bitcoin corrispondente a $100. È la novità di oggi, verrà annunciata a breve con una scadenza, un bel premio. E perché ti danno $100? Li diamo l'airdrop? Noi, li danno. No, non mi danno $100, mi danno questi $100, vengono distribuiti in airdrops, quindi cioè regalati a un sparato a pallettoni. Non lo so, è da decidere. Ok, quindi stiamo raccogliendo questi $100, è il nostro investimento pubblicitario ancora. Esatto, sono piccoli investimenti ad alta remunerazione per quello che riguarda la community, perché sta crescendo molto velocemente, sta diventando importante. Ma un'altra cosa bella che ho visto sempre nei vari canali di Discord, c'è il canale Trading, credo che si chiami, dove le persone si scambiano i token, le varie monete, senza passare dall'exchange. Io posso, sempre attraverso questo bot, questi robottini, tra virgolette, automatici, posso mettere in palio tot monete mie in cambio di tot di un altro tipo di moneta. Per esempio, non so, ho 10 TRIPS, voglio 10 Origin e dico, offro 10 TRIPS per 10 Origin entro i prossimi 10 minuti. E chi vuole mette gli Origin e si prende i TRIPS. Fortissimo. Automatico, un bot, non paghi niente. Paghi il millesimo di transazione. Neanche il passaggio attraverso l'exchange. È da peer-to-peer, come si dice, da persona a persona. È fortissimo. Stavo guardando, è partito adesso un altro airdrop. Per 30 minuti. Se guardi quello non si finisce più.
Senti, tu ce l'hai, l'hai configurato la rete XDAI? Sì, ho configurato XDAI su MetaMask. E ho ricevuto dei tips per non mi ricordo quali grandi azioni che ho fatto in Discord e sono lì e poi ho dato anche io gli XDAI. Ho dato anche io un tip. Ma aspetta, allora i tips che hai ricevuto su Discord sono sul wallet di Discord. No, non li ho ricevuti con il bot tip. Li ho ricevuti, li ho ricevuti per una delle sì. Dei task che c'erano da fare. C'è una cosa da dire, c'è una cosa da dire che adesso oggi c'era la votazione per stabilire qual è la reward mensile per chi fa lo staking dei TRIPS, cioè chi mette i TRIPS nelle pool, tanto per non usare un termine inglese. Dovevamo iniziare a spiegare le cose semplici, mi raccomando. Sì, le cose semplici. Okay. Allora, esistono gli exchange, cioè i cambiavalute decentralizzati. Il più famoso è, si chiama Uniswap. Il sito è Uniswap con la w.exchange. Va lì. Se si vuole, si partecipa a mettere la liquidità per chi fa lo scambio. Quindi se io voglio fare uno scambio TRIPS Ethereum, voglio, non so, comprare TRIPS vendendo Ethereum oppure vendere TRIPS comprando Ethereum, c'è qualcuno che ha messo lì questa liquidità che ti permette di fare questo scambio. Quindi ha messo tanto di TRIPS quanto di Ethereum. Allora, per incentivare la crescita della liquidità, c'è stato in tutti questi mesi e di mese in mese viene rivotato quanto, c'è un premio. E oggi c'era la votazione per stabilire qual è il premio mensile per chi mette i TRIPS in liquidità. E quindi fino adesso è stato il 50% di premio, per dire. Adesso, oggi vedevo che era il 25%, era l'opzione più votata, però le votazioni erano appena aperte, quindi è da vedere a chiusura poi che cosa succede. Quindi cosa succede? Che se tu lasci i TRIPS in liquidità fino a fine mese, cioè per 30 giorni, alla fine del mese successivo ricevi quello che devi ricevere, cioè il 50% di TRIPS piuttosto che il 25% a seconda di quello che vota la community. Faccio un esempio. Se tu metti al 6 novembre, metti 1000 TRIPS e li togli al 7 dicembre, ai primi di gennaio riceverai 500 TRIPS piuttosto che 250 a seconda di quello che viene votato. Quindi ancora il mese successivo. Cioè io li tolgo a dicembre e il premio, la percentuale di premio viene messa ancora dopo. Ci sarà un motivo. Perché i versamenti vengono fatti sempre all'inizio del mese. Giusto. Tutti i versamenti di TRIPS vengono fatti all'inizio del mese, vengono accorpati. È più complicato di vedere i conti, cioè il conto di una carta di credito, una che ti scade il 15, l'altra che invece prende i soldi che hai speso dopo il 15, li mette nel mese dopo, ed è ancora più vincolante. Adesso sto facendo l'avvocato del diavolo, sai, tipo, tieni i conti, tieni vincolato questa quantità per un premio dell'X%. Beh, ma in questo caso non devi fare niente, non devi chiederli come quando fai delle piccole, dei lavori o delle robe del genere. Non devi chiederli, è in automatico. Tu li lasci per 30 giorni, alla fine del mese, cioè alla fine del mese ricevi quella percentuale di compensa. Vabbè, ci arricchiremo tutti di TRIPS, ma no, diciamo che l'idea è anche quella di riuscire ad attivare
e a incentivare i lavori della, della community, dei partecipanti alla community, no? Sì, senz'altro. Credo che adesso avendo tanti obiettivi, tante idee, tante cose che possono essere fatte per crescere, per arrivare a realizzare il software, per arrivare a realizzare, a diffondere l'idea, per arrivare, insomma, quindi quanti più riusciamo a lavorare, ma tante volte anche per poco tempo, cioè non è che necessariamente uno si deve impegnare, è un po' complesso riuscire a entrare e uscire, però magari ci sono persone molto sveglie che riescono a intuire, a comprendere dove siamo. E un po' forse anche noi, un po' forse anche tu, io e Francesco, riusciamo a dare un po' un aggiornamento in mancanza di un riassunto scritto. Speriamo di riuscire. Sì, magari qualcuno ci dica che non aggiorniamo niente. Ci siamo, sai? Siamo arrivati alla fine dell'ora, siamo partiti un po' in ritardo. Direi che ci siamo. Ci è mancato Francesco all'ultimo, ma non lo so, probabilmente era in linea poco fa, quindi avrà avuto qualche contrattempo. A me piacerebbe una delle prossime volte far vedere una transazione da cellulare a cellulare di qualche token, non so, dollari. Non giocare con i miei cellulari perché non ne ho. Non hai il cellulare? No. No. No, non riesco ad agganciarlo, non riesco ad agganciarlo al PC, non riesco, non, ancora sto studiando come agganciare il ledger a MetaMask, ovvero cioè come far collegare tra di loro i vari wallet. È facilissimo, sicuramente. La prossima volta me ne insegno. Allora, aspetta. Eccola. Allora, MetaMask praticamente... Vai su, cosa usi? Firefox, Google Chrome, cosa usi? Brave. Ok. MetaMask Brave c'è, non c'è. Ma allora, c'è MetaMask riassunto per la traduzione in italiano, MetaMask è questa estensione che ci permette di utilizzare la Web3, quindi la blockchain, e fa anche da wallet. Quindi ci permette di far interagire il PC o il browser con la blockchain, e c'è un wallet molto semplice da utilizzare, e questo è la prima cosa. Poi il Ledger invece è un wallet di tipo hardware, quindi una chiavetta USB che si appoggia a degli applicativi Ledger o quell'altro, insomma, che si appoggiano a degli applicativi su PC, e dove tu hai degli indirizzi per le singole cripto o per i singoli token. Quindi hai l'applicativo per Bitcoin, l'applicativo per esempio per Ethereum. Ok, quindi in teoria, siccome i token non stanno da nessuna parte, bensì sono sulla blockchain, da qualunque parte tu accedi alla blockchain dando le parole chiave e le parole di backup, le 12 o 24 parole di un wallet, le puoi dare a un altro wallet e quindi vedi il contenuto. Non mi sono spiegata. Quindi, ipotizzando di avere due wallet, uno lo spengo o lo perdo, non ho perso la criptovaluta che avevo su quel wallet perché ho le 12 parole di backup e quindi lo riattivo su un altro, perdere o non perdere, quindi io posso comunque vedere le cripto da un altro wallet. Fino a qui, per me perlomeno è chiaro. Sì. Attenzione, allora la cosa buona del Ledger piuttosto che del Trezor e di altre chiavette hardware è il fatto che tu non dai mai le 12 parole chiave, la seed phrase al computer, ma rimangono dentro la chiavetta hardware. Quindi okay. Quando te le chiede per fare un'operazione o per il primo avvio o quello che è, te le chiede sul Ledger, che è, tra virgolette, offline. Lui l'unico contatto online che fa è quello per firmare la transazione in uscita, ma altri contatti con internet lui non ne ha. E quindi è sicuro che non può essere craccato e per rubarti le monete. Quando connetti il Ledger
a MetaMask non devi caricare il portafogli che hai sul Ledger dandogli a MetaMask le 12 parole chiave, ma devi connettere l'hardware wallet. Devi adesso aspetta che avvio MetaMask dandogli la password e poi si fa connect hardware wallet. Connetti hardware wallet, lui guarda quali hardware wallet, puoi averne anche più di uno attaccato al computer, cioè attaccato al computer, e ti chiede: vuoi connettere questo, quello? Sì, ok. All'interno di quell'hardware wallet va a vedere e ti dà la lista di tutti i wallet Ethereum che tu hai, dall'1 all'infinito. Dovrebbe essere semplicissimo, onde quindi. Che disastro. Va bene, proverò. Come ci siamo arrivati? Come siamo arrivati a questa discussione? Qualcuno in chat lo suggerisca, per favore. Tu leggi la chat. Allora, Antonella chiede: io sono su Uniswap, ma non vedo i trips. Come non vedi i trips su Uniswap? Su Uniswap. Vediamo. Question and answer. Allora. Allora, scusami che rispondo su Facebook. Questa è la pool Trips Ethereum. Antonella, c'è anche una question and answer su canale su Discord per questa cosa. E dalla pool si può andare sul Trips. Il token Trips. E questo è il contratto del token Trips. Dopodiché, in Uniswap. È bravo, però così ve la vedete tu, l'Antonella, Facebook, corretto? Cioè, sono io che non la vedo. In Uniswap, allora, io sopra nello swap vado da A, quindi vendo Ethereum e sotto mi dà seleziona token. Io vado, sotto c'è Uniswap default list, io cambio lista, vado a cercarmi la lista di Kleros, nella quale noi siamo presenti, e dentro la lista di Kleros io posso digitare trips. Cioè, viene cambia la lista. Devi fare browse, quindi la trovi. Kleros lo vai a cercare così. Seleziona. E siamo in fondo in ordine alfabetico. Sì, beh, sempre facile. Trips, trovato. Quindi, riassunto, vai su app.uniswap.org, facciamo finta che sia inglese, quindi torni indietro. Tu hai la possibilità di fare uno swap da A, e quindi da Ethereum è il default, però vabbè, insomma, lasciamo Ethereum il default. Quando poi
quando poi devi selezionare A e ti chiede di selezionare un token, tu hai una lista di un token e in basso hai il canale, diciamo, del canale, quindi vai a cambiare il canale standard e cerchi, sempre facendo scorrere il menu, cerchi Kleros. Con la K. Esatto, con la K. E a questo punto all'interno di Kleros posso selezionare, posso andare a cercare TRI TRIPS con il nostro piccolo logo e quindi ho Uniswap da Ethereum a TRIPS. A questo punto devo collegare un wallet e mi dice se voglio utilizzare MetaMask direttamente oppure mi dà un elenco di un paio di wallet che sono per cellulare oppure il meccanismo di Wallet Connect che se non erro è un protocollo di comunicazione con altri wallet, corretto? Sì, non so quanto sia sicuro Wallet Connect. Io l'ho usato per Binance Dex. Cioè, sai che Binance è un exchange centralizzato, se vai a Binance.com e poi c'è Binance.org che è il decentralizzato, che al quale puoi connetterti con Wallet Connect. Credo che non funzioni MetaMask come connessione a Binance Dex. Non lo so, io so che l'ho utilizzato Wallet Connect ancora ai tempi di Bright ID e provo che ti riprovo, insomma a un certo punto ci sono arrivata ma non ti so dire come. Ok, l'alternativa invece è se non voglio selezionare una lista vado su Etherscan, sul contratto dei TRIPS, copio il contratto e lo incollo lì in Uniswap dove nel search name o past address, dove dice cerca nome o incolla l'indirizzo. Diciamolo in italiano, posso andare sull'interfaccia che mi permette di vedere qualunque wallet, qualunque transazione, qualunque identificativo di contratto e poiché TRIPS è stato fondato attraverso un contratto che dichiarava appunto mi chiamo TRIPS, valgo, cioè sono questa quantità e autorizzo, il proprietario si chiama e autorizzo le transazioni, quindi cerco quel numerello e lo copio nel momento in cui ho identifico. TRIPS quindi è identificabile o perché già registrato in una lista o più genericamente per altri applicativi o in ogni caso direttamente su Etherscan, quindi lo scan del il browser delle movimentazioni su rete Ethereum attraverso il suo contratto. Ecco, ultimissima cosa. Anche questa sera si possono richiedere, chi è in live, chi ci sta seguendo in live, può richiedere i TRIPS andando sul modulo, sulla pagina. Non ce l'ho. Sì, ce l'ho io. Non ce l'ho. Ok, ho postato adesso su Facebook il modulo, lì si può andare e la novità abbastanza recente, forse non di quest'ultima settimana, ma comunque recente, è che abbiamo anche gli X-Trips. Su rete XDAI ci sono gli X-Trips. Praticamente c'è anche un incentivo, credo che sia il 50% in più se non sbaglio. Se accetto di avere X-Trips, siccome le operazioni, così come anche il versamento degli stessi TRIPS su rete XDAI vengono pagati in XDAI, quindi millesimi di dollaro, mentre su rete su mainnet, su rete principale Ethereum, vengono pagati in Ethereum, quindi ogni versamento costa 30-40 centesimi fino a qualche dollaro. E quindi c'è questo incentivo per il momento e abbiamo costituito anche la pool. C'è, così come c'è Uniswap su mainnet di Ethereum, c'è Honeyswap sulla rete XDAI.
Come le transazioni sono velocissime e costano frazioni di... Niente. E non mangerò più miele. È un gioco che mi porterò. Va bene Giovanni, siamo arrivati alle 8 e... Alle 8, sì, va bene. Sì, sì. Alle 22:13 non blindiamo i nostri... Va bene. Allora, salutiamo tutti. E in particolare auguri a Luca. E ci vediamo venerdì prossimo. Grazie. Ciao Gio. Ciao Renata. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.